la parola al professor Alberto, Alberto Gambino, che appunto tratterà un argomento specifico sul General Data Protection Regulation. Grazie, grazie di questo invito. Il tema è relativo al principio di accountability che viene tradotto dal regolamento, con questa parola peraltro poco efficace, il principio di responsabilizzazione. Nell'ambito del contesto normativo europeo, probabilmente è stato già detto, il regolamento si inquadra in un pacchetto più ampio all'interno del quale ci sono anche dei settori molto sensibili che hanno a che fare col contrasto e la repressione dei crimini, nonché l'esecuzione e sanzioni penali. Questi sono i due provvedimenti che sono andati in parallelo a partire da gennaio del 2012 e che poi hanno trovato una loro piena realizzazione con la plenaria del Parlamento europeo del 14 aprile 2016. I testi poi sono stati pubblicati pochi giorni dopo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La direttiva, quella appunto con riferimento alle vicende che riguardano il perseguimento di reati, esecuzioni e sanzioni penali, è entrata in vigore il 5 maggio, il regolamento, come noto, è il 24 maggio, il 25 maggio adesso di quest'anno è entrato in vigore, nel senso che quanto regolamento è direttamente applicabile nei paesi dell'Unione Europea. Lo schema di decreto legislativo vi è stato già descritto tra l'altro da Giorgio Ressa, che è stato uno dei componenti del gruppo di lavoro. Il data protection nasce in realtà già negli anni 50, anni 60, dove accanto a una prima fase, veniamo dal dopoguerra, i dati venivano conservati soprattutto dagli stati che erano stati in conflitto, anche in un'ottica di identificazione di quelli che potevano essere ancora dei nemici dello Stato. Siamo nell'ambito della Guerra Fredda, che arriverà poi fino al 1989. E le multinazionali cominciano, attraverso l'automazione, a creare delle banche dati che hanno anch'esse l'intento in qualche modo di identificare dei soggetti, con finalità ovviamente diversa da quella degli stati, che era una finalità di marketing commerciale. Quindi questa idea della sindrome del pesce rosso è legata al soggetto che si ritrova con gli occhi degli altri che lo vanno a scrutare e ci si trova dentro questa ampolla, questo vaso trasparente. Perché è importante il concetto di rischio, che è un po' la grande novità del regolamento? Perché è un principio che già era identificabile all'interno di quella che potremmo dire è un po' la convenzione che dà per la prima volta un quadro generale di definizioni rispetto al rischio potenziale che è sullo sfondo del trattamento dei dati attraverso la elaborazione automatizzata. Mi riferisco alla Convenzione di Strasburgo del 1981, la numero 108, dove è proprio l'elaborazione automatizzata che dà un salto di qualità con riferimento a una conservazione di dati, potremmo dire in forma più artigianale. Gli archivi esistono da sempre, hanno un'esperienza, diciamo così, plurimillenaria. Viceversa, l'automazione è un fenomeno dell'epoca moderna e l'automazione rispetto agli archivi offre una possibilità in più, e cioè quella di intrecciare i dati, cosa che invece nell'archivio statico non è possibile, o meglio si può fare soltanto con l'intelligenza umana, che poi va a comparare i dati e si appunta quali possono essere gli elementi unificanti rispetto ad alcuni dati e altri dati. Con l'automazione questo si supera e quindi diventa uno strumento che esce dal controllo umano. Gli emanuensi, a questo punto si entra dentro la logica dell'intelligenza artificiale,
E quindi la identificazione su chi ricade il rischio di un cattivo trattamento del dato nasce in quel contesto storico, perché fino a che il dato invece viene trattato in forma manuale, ne andava da sé che la soggettività, la responsabilità, le conseguenze degli effetti di un cattivo trattamento non potevano che ricadere sul soggetto che materialmente aveva effettuato quel trattamento. E sempre nella convenzione, infatti, si parla di sicurezza dei dati, a dire che ci si sposta ad un elemento soggettivo tipico della diligenza. Noi professionisti conosciamo molto bene il tema della diligenza professionale, la perizia che opera la colpa del professionista, o meglio l'elemento su cui si misura la colpa del professionista. Ci si sposta a un dato più oggettivo, che è il tema della sicurezza, sicurezza che evidentemente non è strettamente collegata al grado di diligenza prestato per il trattamento di quel dato. Siamo sempre dentro la convenzione. La direttiva 95/46 il direct marketing a questo punto diventa un fenomeno evidentemente considerato parte integrante del mercato unico. Ricordiamoci sempre il regolamento, direttiva, stanno dentro uno scenario di mercato, e anche questo sforzo interessantissimo di collegare diritti inviolabili a un dato che invece legittimamente è di piena competenza prima della comunità economica, adesso dell'Unione Europea, dà anche il senso di una certa difficoltà poi di mettere assieme elementi personalissimi, potremmo dire per certi versi non negoziabili, ed è stato ben espresso da Giorgio Resta, con le differenze che ci sono con quella che tipicamente è l'atto negoziale, che ha come oggetto invece merci, e quando invece quell'atto negoziale non può essere utilizzato, in fondo nel momento in cui si parla di una revoca permanente è un po' la morte del contratto. Nel momento che il contratto accanto c'è questa spada di Damocle, significa che non siamo più dentro un concetto di convenzioni su oggetti patrimoniali o strettamente legati a una valutazione economica. E quindi dentro quella direttiva il modello e il controllo su notifica, dove il soggetto interessato, il soggetto titolare dei dati, titolare in senso stretto, impone che ci sia intanto una presa di conoscenza da parte dell'autorità, in quel caso l'autorità garante della protezione dei dati personali, e tutto il meccanismo è legato al principio di autodeterminazione, il controllo e l'accesso individuale, una certa fiducia del mercato e il rischio che a questo punto da sociale diventa individuale, e cioè l'idea è il controllo del dato da parte del soggetto interessato. La direttiva viene a questo punto a essere ripensata con il regolamento, di tutti i problemi riguardo alla teoria delle fonti del diritto, penso che incidentalmente se ne è parlato, ma non sfugge a nessuno che una direttiva che non è immediatamente applicabile nei paesi membri, mentre il regolamento sì, e soprattutto la direttiva che lascia molti margini di discrezionalità agli stati membri, nel momento in cui viene attuata si porta con sé nel decreto legislativo d'attuazione tante altre norme che forse non erano neanche state pensate dalla direttiva. Di qui la difficoltà per un regolamento che va ad abrogare una direttiva, ma che non riesce poi nella sua fase attuativa nel paese membro come l'Italia ad abrogare anche il codice, cioè quel decreto che stava a valle della direttiva, perché invece dentro quel codice ci sono tante disposizioni che non erano la parte obbligatoria, diciamo, della direttiva 95/46, e quindi non possono a questo punto essere abrogati da un decreto di attuazione del regolamento. Pensate tutto al tema delle comunicazioni elettroniche, su cui è pendente adesso un regolamento che europeo entrerà in vigore, e forse si arriverà, chissà, di qui a un paio d'anni, anche una codificazione unica, con un ulteriore lavoro per il gruppo degli esperti. Dicevo, si passa al principio di una gestione del rischio da parte del titolare, e facciamo attenzione, qui c'è un primo passaggio importante dove il titolare non è più il soggetto interessato, cioè il titolare in senso stretto del dato, ma il titolare diventa il soggetto, potremmo dire, nel cui interesse si tratta il dato. Tutti noi avvocati siamo titolari dei dati che viaggiano nel nostro studio professionale.
vedremo a brevissimo che cosa significa titolare. E cioè, nel momento in cui si appresta un'attività professionale, commerciale, industriale, pubblica, in quel momento tutti i dati che sono dentro la propria sfera di dominio diventano di propria titolarità, non nel senso dominicale, ma nel senso di essere a quel punto sottoposto in modo analitico a una disciplina che implica quel principio di responsabilizzazione. Quindi la titolarità va di pari passo non tanto con la libertà di disporre di quel dato, quanto con la identificazione, individuazione del soggetto responsabile, con tutte le conseguenze che, laddove non vengano eseguite un po' alla lettera quelle che sono le disposizioni del regolamento, si avrà una responsabilità civile, amministrativa, barra penale, vedremo poi l'esito quale sarà, ma soprattutto patrimonialmente molto significativa, perché le sanzioni, forse è stato detto, insomma, arrivano fino a 20 milioni di euro e a un 4% del fatturato. E il titolare, questa è la definizione, persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica è il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. E il titolare, nel caso nostro, di uno studio legale, gli archivi, il cloud, clients, come li archiviamo i clienti, siamo noi che determiniamo le finalità e i mezzi, perché i clienti non sono nient'altro che il nostro patrimonio importante che riguarda l'avviamento e anche l'identificazione dei soggetti con cui interloquiamo, diciamo così, quasi quotidianamente. Persona fisica o giuridica, il tema è che se sono persone giuridiche va inteso l'ente nel suo complesso, l'ente nel momento in quale c'ha una sua forma associativa molto semplice, allora sarà l'amministratore di, non so, di una SRL, se viceversa un ministero, allora saranno i direttori generali, perché ogni direttore generale ha competenze all'interno del trattamento dei dati che riguardano la sua direzione, e nel caso in cui sono realtà evidentemente pubbliche, ci sta una particolare poi delicatezza legata al fatto che alcuni dati sono anche in qualche modo non legati all'attività del singolo soggetto che pro tempore riveste quella carica, ma l'attività dell'amministrazione nel suo complesso, e quindi ci stanno spesso anche dei passaggi di consegna che riguardano la fisiologia di un ente pubblico. Nell'ente privato normalmente c'è una maggiore continuità nel governo di quella attività. Accanto al titolare del trattamento c'è una sua responsabilità importante, che è una responsabilità un po' generale. Deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Questo è il principio di responsabilizzazione. È una, noi le chiamiamo le clausole generali, la adeguatezza delle misure tecniche e organizzative che sono state approntate, messe in atto. E il titolare del trattamento poi, potremmo dire, passa la palla al responsabile del trattamento, perché se il titolare del trattamento per definizione non è un addetto ai lavori, non è un addetto ai lavori nel senso non è detto che abbia competenze informatiche, economiche, ingegneristiche, giuridiche, non è detto, perché il titolare è anche il fabbro che ha la sua ditta individuale e che ha tutti i dati dei suoi clienti, questo è il titolare dell'azienda come titolare del trattamento. E quindi la norma prevede che il primo obbligo del titolare sia quello di nominare invece un responsabile, questo sì che invece deve avere delle competenze tecniche, perché responsabile del trattamento viene identificato nel soggetto che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche organizzative, che erano esattamente le misure tecniche organizzative su cui competeva la titolarità appunto del titolare, ma che vengono a questo punto date, assegnate, questa responsabilità sulle misure tecniche e organizzative a un addetto ai lavori, che può ben essere un avvocato, può essere una persona evidentemente formata sulla sicurezza e la gestione dei dati
fate diciamo attenzione, può essere interno, può essere esterno. Su questo poi probabilmente l'avvocato Maggio, che vi parlerà in particolare del DPO, che è una terza figura, potrà dire anche quando è utile che sia interno e quando è utile che sia esterno. È evidente che c'è un tema di costi e quindi sarà un punto di partenza sempre interno, onde evitare che si debba assumere un'altra persona come responsabile. Però dipende anche dal livello delle organizzazioni, perché se sono particolarmente complesse invece quello esterno è in grado, perché all'interno non è detto che si abbiano quelle competenze, oppure c'è spesso un affiancamento. In queste prime fasi noi stiamo assistendo anche ad assistenza che si fa ai responsabili per poi piano piano formare un responsabile che abbia tutte le caratteristiche per essere tale definitivamente. E qui sono alcuni esempi di cosa succede se le cose non vanno bene, perché mentre prima appunto c'era la notifica, diremmo così, preventiva al garante da parte del titolare, adesso in base al principio di responsabilizzazione il garante è un osservatore, è informato, non è informato. Quello che conta e quanto ciascun soggetto appresti delle misure tecniche organizzative di livello tale da garantire quella adeguatezza di nuovo clausola generale. Allora, in questo caso, nel momento in cui ci sta una violazione, invece il titolare del trattamento deve rivolgersi in questo caso all'autorità di controllo, che appunto è il garante per la privacy, e qui deve notificare che ci sia stato questa violazione di dati. Però la responsabilità è talmente significativa che se si ritiene che quella violazione di dati sia tale da poter essere rimediata attraverso delle misure più rigorose e si ha la consapevolezza, in qualche modo la previsione, che questo implica una sicurezza piuttosto significativa, a quel punto addirittura si può non andare dal garante a notificare, ma ci si prende la propria responsabilità di apprestare qualcosa che eviterà in futuro quella violazione. E quindi considerate che questo significa anche che poi si verrà valutati un domani se c'è davanti una sorta di recidiva, per cui quella violazione invece c'è stata proprio per quelle misure che si ritenevano essere più protettive non si sono rivelate tali, e quindi a quel punto il garante valuterà con maggior rigore questa anche mancata notifica in forza di una autoresponsabilizzazione, di dire io non ho notificato perché ritenevo di essere in grado di poter controllare in modo adeguato il trattamento di quel dato. Però fa capire quanto è ampia questa responsabilità che viene lasciata in capo ai titolari. E queste sono altre norme sempre legate alla comunicazione necessaria laddove ci sia una violazione dei dati personali. Perché Cambridge Analytica è importante? E perché tanti professionisti ci stanno chiedendo, ci stiamo chiedendo, ma che cosa hanno a che fare i nostri dati professionali con tutta questa smania di volerli proteggere? Che cosa ci avranno di così importante da doverci oggi imporre tutta una serie di vincoli che sono anche costosi e tra l'altro fanno impegnare tanto tempo? E il tema è che poiché questi dati non li dobbiamo vedere in un'ottica di quello che riguarda la nostra attività, ma nell'ottica del mercato. Nell'ottica del mercato l'unico modo per impedire che ci possano essere, chiamiamole, delle multinazionali legate al mondo dei big data e che quindi possano accaparrarsi dati sensibili di tutta la cittadinanza di un paese, ma anche al di là di quel paese, è di proteggere le fonti da cui potrebbero approvvigionarsi. E solo quello è il modo. E le fonti sono molteplici. Anche un piccolo studio legale è tecnicamente una fonte da cui una multinazionale che tratta big data, nel momento in cui va a identificare quei 50 clienti di quello studio,
evidentemente è un tassello di un business significativo, perché quei 50 clienti davanti a 7 miliardi di persone che popolano il globo terrestre sono legati anche ad una serie di potenziali consumi e interessi economici che non hanno gli altri 7 miliardi, perché hanno a che fare con uno studio localizzato in una certa città, hanno a che fare con un certo settore professionale che sono legato all'ambito assicurativo, hanno a che fare con una continuità di rapporto con il professionista che quindi fa capire che quel soggetto ha a che fare con un contenzioso. Allora, questi dati a chi è un operatore di mercato di quel settore evidentemente implica che anziché spendere svariate centinaia di migliaia di euro per capire fra i 7 miliardi dell'umanità quali sono quei 50 soggetti che potrebbero essere interessati a un mio servizio che so di recupero crediti, quali sono e che sono localizzati dentro il territorio dove io opero, quindi con il minimo di oneri rispetto a un altro territorio, la azienda multinazionale Big Data, nel momento in cui riesce a prendersi questi dati e attraverso gli incroci riesce a dargli anche una fisionomia utile, evidentemente è in grado di venderli al posto magari di altri soggetti che fanno anche lo stesso mestiere, ma che non avrebbero in questo caso la possibilità di trattare quei dati. Non solo, aggiungiamo anche che nel momento che i Big Data sono tutti detenuti da pochi soggetti, questi stessi soggetti possono diversificare le loro attività proprio in funzione dei dati che hanno, e quindi possono inventarsi, che so, ristoratori o piuttosto imprese alberghiere o piuttosto soggetti che organizzano vacanze studio. Perché? Perché hanno dati che sono già stati selezionati di cittadini, individui molto interessati a una vacanza studio in Inghilterra. Siamo dati dei diciottenni che finiscono la maturità e si iscrivono magari a un corso in lingua inglese in Italia, è probabile che quell'estate vadano a fare una vacanza per rafforzare la loro lingua. Se questi dati, anziché a chi legittimamente opera in quel contesto e quindi un'agenzia che fa effettivamente viaggi all'estero, sono in mano al titolare di questi Big Data, possono facilmente diversificare la loro attività inserendo una nuova attività che è quella dell'organizzatore delle vacanze in Inghilterra, facciamo. Questo è il motivo per cui dentro lo scenario europeo ci si chiede, viene chiesto a tutti i cittadini di approntare queste misure. Secondo passaggio, che in qualche modo c'è anche il tema della valutazione di impatto, che è un altro esempio della responsabilizzazione, e che dentro lo scenario dei Big Data c'è anche la nostra libertà, perché tanto più le offerte di mercato sono preconfezionate da pochi operatori, tanto più noi portiamo quasi in modo automatico a fare, siamo portati a fare delle scelte senza avere davanti tutta la gamma delle possibili alternative che altrimenti avremmo in un mercato effettivamente libero. E quindi questo è un altro elemento che è utile conoscere, perché implica che proprio da quella protezione del dato ci sta come conseguenza la possibilità di metterlo in circolazione, perché è stato detto che protezione del dato non significa che il dato non è in circolazione, ma controllo, sapere dove va, sapere eventualmente di ritirarlo, sapere che cosa si fa di quel dato, in modo tale che possa essere anche legittimamente distribuito tra più soggetti, i quali in un'ottica di maggiore scelte sul mercato ci potranno proporre più possibilità che altrimenti saranno tutte veicolate attraverso un unico, potremmo dire così, monopolista o detentore. In questi primi due anni si utilizzerà molto l'articolo 36 del regolamento privacy, la cosiddetta consultazione preventiva, perché è importante che in una fase in cui non si ha ancora una, chiamiamola, giurisprudenza collaudata di questa nuova concezione della responsabilizzazione, ci sia un dialogo costante ogni qualvolta si ritiene che quel trattamento possa presentare dei rischi. E in questo caso è proprio descritto nell'articolo 36 la possibilità di avvalersi di una serie di
diciamo, facoltà di consultare l'autorità attraverso un meccanismo abbastanza facile, perché poi ci si consulta con le mail, per intenderci. Termino col tema del risarcimento dei danni. Il tema del risarcimento dei danni va di pari passo con le sanzioni amministrative, e cioè, adesso poi vi faccio vedere nell'ultimo lucido l'entità delle sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative non escludono però che ci possa essere anche un risarcimento dei danni. Il risarcimento dei danni si darà davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Si gioca dentro l'articolo 2043 del Codice Civile, facendo attenzione che, siccome qui il livello di vigenza è spesso legato a dati di sicurezza oggettiva, ci si sposta sempre di più all'articolo 2050 del Codice Civile, quello dove c'è una colpa presunta, quasi che rasenta la responsabilità oggettiva nel caso di esercizio di attività pericolose. E quindi, come sta succedendo ed è capitato nel campo della responsabilità medica, che voi ricorderete, c'è stata una legge, la legge Augelli, lo scorso anno, che è servita proprio per mitigare un po' la responsabilità del professionista, perché la Corte di Cassazione era arrivata a dire, in base a questo principio della cosiddetta vicinanza della prova, che se tu non hai adempiuto in modo corretto e analitico tutti gli obblighi che la legge aveva previsto, nel caso ad esempio era la cartella clinica che doveva essere aggiornata continuamente, anche laddove si verificasse un evento dannoso non strettamente collegato alla mancata aggiornamento della cartella clinica, quindi non c'è nesso di causalità, ma non avendo tu aggiornato la cartella clinica sei in qualche modo in colpa, e questo implica, attraverso questo indice della vicinanza della prova, che ti possano essere attribuite anche responsabilità non strettamente collegate dal nesso di causalità che invece è sempre stato richiesto dal nostro ordinamento. Questa giurisprudenza di legittimità porta a dire che nel caso della legge Gelli è stata fatta una legge proprio per trovare invece, attraverso dei protocolli, delle violazioni analitiche che poi portano a quella responsabilità del sanitario. Qui non c'è ancora una legge che possa mitigare questa responsabilità, quindi dovremmo assistere alle prime applicazioni giurisprudenziali dove ci potremmo trovare davanti che, a causa dei mancati adempimenti agli obblighi del titolare o addirittura del responsabile, si ha a questo punto anche la responsabilità per dei danni che magari non sono strettamente collegati a un evento che li ha causati, in quanto quell'evento viene ritenuto essere il mancato aggiornamento di quelle misure di sicurezza che risultavano non essere adeguate. Quindi qui ci si trova davanti anche a uno scenario di grande interesse proprio per gli studiosi. Vedremo come verrà applicata la norma. Sanzioni pecuniarie, io l'ho descritto, sanzioni amministrative fino a 10 milioni, possono essere 20 milioni, il paragrafo 2, e il 4%, 2% del fatturato, a secondo che c'è una recidiva o sono le prime sanzioni. È evidente che davanti a questi numeri ci si renderà conto subito che ci sarà una progressività legata anche a quella che poi sarà effettivamente la i contenuti, gli adempimenti e anche, potremmo dire, la dimensione del soggetto che eventualmente ha posto in essere queste violazioni. E quindi è auspicabile una prima fase di grande ragionevolezza. La prospettiva, dunque, si forma sul sistema di responsabilità e prevenzione del danno. La criticità l'abbiamo un po' vista, che mentre il titolare non ha un elenco di obblighi, il responsabile sì, però il titolare sappiamo anche che nel momento in cui nomina il responsabile, tiene il registro, ci sono anche delle situazioni un po' più di dettaglio, trova evidentemente in pieno la realizzazione dei suoi obblighi. I codici di condotta saranno molto interessanti per i settori di impresa e merceologici, o con riferimento a alcuni generi economici, perché saranno i codici che definiranno, qui ci sarà anche qui un ruolo importante del garante per la privacy, perché i codici saranno identificati con l'apporto anche del garante, quindi si andrà dentro dei codici che daranno quali sono in modo più analitico le responsabilità nel caso del trattamento. Conseguenze operative, ce ne siamo resi tutti conto in questi giorni. Prima di tutto
iniziare subito dall'inizio dell'attività. Considerate che quando ci sono alcuni luoghi imprenditoriali che già hanno la 231, già hanno una serie di best practice, eccetera, il lavoro è molto più semplice perché ci si trova sostanzialmente a ratificare già delle procedure che a livello di sicurezza sono abbastanza ben collaudate. I principi sono diversi, là c'è tutto un tema della trasparenza, qui c'è proprio il tema invece della necessità del controllo del dato, ma che possono portare ad avere meno oneri nella fase iniziale dell'approntamento delle misure di sicurezza. I risultati attesi, probabilmente quello che ci interessa molto sono gli ultimi due, contenziosi e procedimenti, ma soprattutto la prevedibilità dei costi connessi. Certamente per un'azienda nel medio periodo è molto più interessante sapere che i costi saranno i costi del professionista, che potrà essere responsabile, o come sentiremo a breve DPO, laddove è previsto dalla legge, e quindi abbiamo una posta in bilancio abbastanza certa, perché sono i costi delle prestazioni professionali di questi soggetti, sapendo che a quel punto uno ha posto in essere le misure che erano richieste dalla legge. Prima i costi erano legati a una grande area, nel senso che l'incertezza del contenzioso, tutti quelli che hanno a che fare consulenti anche di aziende sanno che lì le riserve, quanto appostare eccetera, è legato a un'aleatorietà incredibile, perché il contenzioso, un po' per la tempistica, un po' per l'area legata al valore, non si riesce mai ad appostare in maniera precisa dentro i bilanci delle imprese. In questo caso sarà più semplice, perché si tratterà di appostare effettivamente i costi dei professionisti, e sarà fondamentale ovviamente la scelta che il professionista sia a livelli con gli adempimenti richiesti dal regolamento. Vi ringrazio.